Oggi su Animalpedia parliamo di 40 cose che non dovresti mai fare al tuo gatto. Inizieremo mostrandoti 10 cose che possono ucciderlo che probabilmente possiedi in casa. Assicurati di tenerle ben lontane da lui. Quando fa molto caldo, il gatto tende a bere ovunque trovi acqua, in particolare se la sua ciotola dell'acqua è vuota. Se dopo aver pulito casa, per distrazione, ha dimenticato un secchio pieno d'acqua e candeggina, le conseguenze possono essere gravi. I gatti sembrano adorare la candeggina. Il problema è che è tremendamente dannosa per la loro salute. La candeggina può provocare problemi gravi all'apparato digerente, causare vomito, salivazione eccessiva e molto dolore. Se il gatto vomita, la situazione si aggrava ancora di più, perché la candeggina è corrosiva. L'aspirina è una medicina molto comune adatta al corpo umano. Tuttavia, gli effetti di questo farmaco in un gatto potrebbero essere molto gravi, perché l'aspirina può causare vomito, emorragia, ulcera e anche perforazioni interne. La stella di Natale, comune in tutte le case nel periodo natalizio, è tossica per gatti e cani. Tienila fuori dalla loro portata. La linfa lattiginosa prodotta dalla pianta può causare vomito e diarrea leggere, ma se ne dovesse ingerire molta, gli effetti sono molto pericolosi. La cioccolata contiene una sostanza tossica chiamata teobromina, un alcaloide che si ottiene dal cacao e che stimola il sistema nervoso del gatto. Per gli umani questa sostanza non è pericolosa, mentre per i gatti lo è poiché non sono capaci di eliminare la sostanza dal corpo. Solo 6 grammi per chilo del peso del gatto possono essere mortali. Come per le persone, il fumo di sigaretta può causare cancro nel gatto. Se sei un fumatore e fumi dentro casa, tieni le finestre aperte per poter ventilare la casa mentre fumi e cerca di mandare fuori il fumo verso l'alto per proteggere il tuo gatto. Non è una buona idea dare il pesce crudo al tuo gatto, anche se ha degli avanzi di sashimi. Il pesce crudo può contenere batteri dannosi per un gatto abituato a mangiare sempre mangime secco. Inoltre bisogna fare attenzione alle spine, una delle cause principali di perforazione intestinale nei gatti. Alcuni tipi di pesci, come il tonno, possono provocare carenze di vitamina B e un apporto eccessivo di mercurio, molto dannoso per i gatti. Probabilmente il gatto sarà curioso di scoprire cosa sono le palline di naftalina se le vede sparse sul pavimento. Se le ingerisce, però, può andare incontro a problemi di salute molto gravi, perché la naftalina può danneggiare gravemente il sistema nervoso. Il dentifricio contiene una grande quantità di elementi chimici come il fluoro e gli abrasivi, come il sale. Nello specifico, il fluoro è altamente nocivo e pericoloso per la salute del tuo gatto. Può causare alterazioni delle funzioni nervose, bruciore di stomaco, vomito e danni interni. Può anche causare incontinenza e, nei casi più gravi, la morte. I diversi tipi di pittura sono composti da pigmenti, agglutinanti, dissolventi, plastificanti e altri elementi, tutti nocivi per la salute intestinale del gatto. I dissolventi, in particolare, possono causare allucinazioni, dolori intensi, convulsioni, epilessia, aritmie cardiache e coma. Qualsiasi tipo di veleno è molto pericoloso per la salute degli animali domestici. Se in casa hai gatti o cani, non devi usare veleno per topi per allontanarli, perché potrebbero assumerlo anche i tuoi animali. L'ingestione di veleno per topi può provocare una morte molto dolorosa per un micio. Se il tuo animale ha assunto una delle 10 cose elencate o un'altra sostanza pericolosa, vai dal veterinario immediatamente affinché lo aiuti a spellere la sostanza tossica dal corpo. Ricorda che non è opportuno farlo vomitare se non si sa cosa ha ingerito, dato che alcuni prodotti, come la candeggina, sono dei pericolosi corrosivi in bocca. Se necessario, vai al pronto soccorso per animali, perché la vita del tuo gatto può essere a rischio. La cosa migliore che puoi fare per evitare che il gatto si intossichi è tenere fuori dalla sua portata tutti i prodotti elencati, come faresti con un bambino piccolo. Ora che sai che queste 10 cose sono molto pericolose per il tuo gatto, ti insegneremo quali piante dovresti tenere lontane dal tuo gatto in quanto sono tossiche per lui. I sintomi dell'intossicazione dipenderanno dal tipo di piante ingerite dal gatto. Tuttavia, i problemi di salute più comuni che si possono osservare nel gatto sono i seguenti: disturbi digestivi, disturbi neurologici, disturbi cardiaci, dermatite allergica e persino insufficienza renale. Le piante tossiche più comuni sono l'oleandro, che causa principalmente problemi gastrointestinali, ma a seconda della quantità ingerita può causare anche difficoltà respiratorie, aritmie e arresto cardiaco nei casi più estremi. Può causare febbre e sonnolenza. L'azalea colpisce principalmente l'apparato digerente, causando diarrea, vomito e salivazione eccessiva. In piccole dosi, inoltre,
può causare scoordinazione e allucinazioni. In quantità elevate, invece, può causare problemi digestivi acuti, difficoltà respiratorie, alterazione del battito cardiaco, convulsioni, ipertensione, coma e anche la morte nei casi più gravi. La Diefenbachia. Tutte le parti della Diefenbachia sono tossiche per i gatti, sia se la ingeriscono sia attraverso il contatto diretto. Per contatto, la pianta causa disturbi dermatologici, come irritazione, infiammazione, dolore, arrossamento e bolle. Se ingerita, invece, causa bruciore in bocca, per cui di solito il gatto smette immediatamente di mangiarla. Anche tutte le parti dell'edera sono velenose per il gatto, in particolar modo i frutti. Ingerirla causa disturbi gastrointestinali come diarrea e vomito, ma anche spasmi e accelerazione del battito cardiaco. Inoltre, il semplice contatto con la pelle del gatto causa dermatite ed eruzioni cutanee. Nei casi più gravi, ovvero se il gatto ingerisce molta edera, rischia addirittura la morte. Prima di continuare a scoprire quali sono le 5 restanti piante tossiche per il gatto, ti ricordiamo di iscriverti al nostro canale per non perderti nessuna novità sul mondo animale. Dell'ortensia sono velenose per i gatti sia le foglie che i fiori e i sintomi più comuni dell'intossicazione dell'ortensia nel gatto sono disturbi gastrointestinali, diarrea, vomito e dolore addominale. A seconda della quantità ingerita, può colpire il sistema nervoso, provocando problemi motori come la mancanza di coordinazione. I fiori del giacinto sono tossici, ma la parte più pericolosa è il bulbo. Provoca problemi alla digestione come irritazione gastrointestinale, diarrea e vomito. Il giglio è tossico per i gatti e causa principalmente disturbi alla digestione come diarrea, vomito, dolore addominale e malessere generale. Nei casi più gravi può causare ipertensione e incremento della pressione arteriosa del felino. Anche la marijuana è molto tossica per il gatto. Se dovesse ingerirla, presenterà i seguenti sintomi: scoordinazione, vomito, perdita di bava, convulsioni, aumento del battito cardiaco e nei casi peggiori, coma. La stella di Natale si tratta di una delle piante più comuni nelle case durante l'inverno, ma anche di una delle piante più tossiche per i gatti. Può causare disturbi di digestione, che causano diarrea, vomito e dolore addominale. Se il gatto entra in contatto con la linfa della pianta, invece, essa causerà irritazione della pelle e degli occhi del felino, prurito ed eruzioni cutanee. Tutte le varietà di narciso sono tossiche per i gatti. Per contatto, la pianta irrita la pelle del gatto, mentre se ingerita causa problemi gastrointestinali gravi, come vomito e diarrea acuta, infiammazione, dolore addominale e disturbi cardiaci che possono portare alla morte dell'animale. Successivamente vi sveleremo quale frutta e verdura non dovremmo mai dare al nostro gatto, poiché possono compromettere seriamente la sua salute. Avocado. Questo frutto è molto grasso e anche se è ricco di proprietà benefiche per gli esseri umani, non è consigliato per il gatto. In particolar modo, la buccia e il seme contengono una sostanza chiamata persina, che può essere tossica per il micio, può danneggiare il pancreas, così come gli alimenti fritti e le salse per condire. Uva e uvetta. L'uva e l'uvetta possono causare problemi renali al gatto. Arance, limoni, mandarini e pompelmi. Gli agrumi, come arance, limoni, mandarini e pompelmi, sono dannosi per lo stomaco del gatto. Fortunatamente, non hanno un sapore invitante per i felini. Mele, pesche, prugne, pere e ciliegie. La mela, in sé, è un buon frutto per i gatti, ma la includiamo nella lista perché è bene sapere che i semi del cosiddetto frutto proibito contengono un composto chiamato amigdalina, una molecola a base di cianuro e zucchero. Se il seme viene masticato e rotto, gli enzimi animali entrano in contatto con l'amigdalina e con la parte zuccherina della molecola, esponendo lo stomaco al velenoso acido cianidrico. Se vuoi sapere qual è la frutta consigliata per il tuo gatto, non perderti il video che ti abbiamo preparato. Cipolle e aglio. La cipolla contiene un prodotto chiamato tiosolfato, che nei gatti può causare anemia poiché distrugge i globuli rossi del sangue dell'animale. Anche l'aglio, come la cipolla, contiene il tiosolfato, anche se in quantità minori. Non è molto pericoloso, ma è meglio evitarlo. Patate. Patate crude o acerbe e altri tubercoli crudi o acerbi. Da crudi, questi alimenti contengono una sostanza chiamata solanina, amara e tossica per le persone e per alcuni animali. Per fortuna, con la cottura, tale sostanza sparisce del tutto e i tubercoli diventano adatti al consumo da parte dei gatti. Pomodori verdi.
Anche se non sembra, i pomodori sono imparentati con le patate, entrambi. Appartengono infatti alla famiglia delle Solanaceae. Meglio non piantare i pomodori in una zona in cui passeggia il gatto, perché le foglie sono tossiche per l'animale, poiché contengono solanina. Il pomodoro rosso maturo invece non è pericoloso per i gatti, ma bisogna sempre fare attenzione alla dose. Infine, ti mostreremo 15 cose che non dovresti mai fare col tuo gatto se non vuoi danneggiare la sua salute o il suo rapporto con te. La responsabilità che chiunque un animale deve assumersi è quella di garantire il suo benessere, cioè garantirgli libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione, libertà di vivere in un ambiente fisico adeguato, libertà dal dolore, dalle ferite e dalla malattia, libertà di manifestare le sue caratteristiche comportamentali e libertà dalla paura e dal disagio. Indipendentemente da se il vostro gatto sta bene o se notate un comportamento anomalo che vi fa sospettare che possa avere problemi di salute, è importante portare il gatto dal veterinario. Se pensate che il vostro gatto non abbia bisogno di andare dal veterinario perché è sano, dovreste comunque fargli fare un controllo preventivo annuale per assicurarvi che sia in buona salute. È comprensibile che vivere con un gatto possa portare a situazioni che facciano perdere la pazienza. Tuttavia, la punizione è totalmente controindicata se si cerca di educare un gatto, perché non capirà il motivo della vostra rabbia e la punizione sarà un'inutile intimidazione. Questo porta in molti casi a che il gatto cominci a diffidare dal suo umano e a mostrare un rifiuto nei suoi confronti. Anche se può sembrare ovvio, un'altra cosa che non si dovrebbe mai fare a un gatto è non passare del tempo con lui. Assumersi la responsabilità di vivere con un gatto richiede uno sforzo in più che dargli semplicemente del cibo e riparo. Bisogna tenere a mente che un gatto è un animale sociale e giocoso, che ha bisogno di attività fisica e affetto quotidiani. In questo video di Animalpedia vi mostriamo 5 giochi per far divertire il vostro gatto a casa. Spesso i tutori degli animali infastidiscono inconsapevolmente i loro gatti a causa di un'incomprensione del loro linguaggio del corpo. Per esempio, sono troppo affettuosi con il gattino fino al punto di stressarlo, situazione alla quale spesso il gatto reagirà arrabbiandosi e addirittura facendoti del male. Altri gatti invece sono più tolleranti e non graffiano o mordono mai, ma ciò non significa che non siano stanchi e non stiano chiedendo di essere lasciati in pace. La deungulazione o oniectomia è una procedura chirurgica che consiste nell'amputare l'ultima falange del dito del gatto, rimuovere la parte ossea e articolare, i nervi e i vasi sanguigni che compongono le dita del gatto, in modo che al gatto non crescano gli artigli. Ciò viene fatto con l'intenzione che l'animale semplicemente non abbia comportamenti considerati fastidiosi, come il graffio di persone e di oggetti. In altre parole, è una pratica crudele che non permette al gatto di essere un gatto. Dovete essere consapevoli che il modo migliore per mostrare al vostro gatto quanto ci tenete a lui è lasciarlo esprimere liberamente la sua natura. Ciò significa che dovresti evitare di relazionarti con il tuo gatto e di trattarlo come se fosse un essere umano, perché cercare di capire il gatto da una prospettiva umana porterà a molti malintesi che lo confonderanno e lo faranno sentire male. Le esigenze di un felino e le nostre non sono le stesse, quindi è necessario capire se i lussi e i regali che gli state offrendo sono davvero utili per lui o se invece lo sono per voi. In molti casi i gatti hanno reazioni estremamente esagerate ed è per questo motivo che molte persone si divertono a mettere i loro gatti in determinate situazioni per vedere le loro reazioni, di solito spaventandoli, facendo in modo che a volte si facciano perfino del male. I gatti sono animali molto sensibili che non meritano di essere trattati in questo modo, perché una situazione che a noi può sembrare buffa può stressare e spaventare l'animale. È quindi crudele ridere in situazioni in cui fa soffrire il proprio animale. Purtroppo, molti animali domestici finiscono in famiglie che non li amano come meritano. Ciò accade perché alcune persone non si rendono conto della grande responsabilità che comporta la convivenza con un gatto e quando si stancano o pensano che sia una seccatura, finiscono per abbandonarlo al suo destino. L'educazione è una parte essenziale del vivere in armonia con un gatto, perché in questo modo il vostro felino non imparerà quelle abitudini che possono essere un problema per voi, come mordere e graffiare i mobili. I gatti sono animali intelligenti che grazie a un adeguato insegnamento e ad un rinforzo positivo sono in grado di imparare le regole della casa e comportarsi correttamente. Il fumo non è una cattiva abitudine che influisce negativamente solo sulla salute delle persone. Se un gatto vive con un fumatore in uno spazio chiuso, il felino diventerà un fumatore passivo, così come tutte le persone che vivono nella stessa casa. Il fumo è molto dannoso per i polmoni del gatto, che potrà portarlo a gravi problemi di salute. Alcune case accolgono i gatti con l'intenzione di far loro di una distrazione per i membri più giovani della famiglia, vale a dire, lasciano che i neonati trattino il gatto come se fosse un bambolotto, senza trasmettere loro il messaggio che il gatto è un essere vivente
che merita rispetto e non di essere trattato come un giocattolo. A volte può venir voglia di viziare il gatto con il cibo, soprattutto se lo chiede con uno sguardo di desiderio. Tuttavia, alcuni alimenti come il cioccolato e i biscotti per il consumo umano non sono esattamente l'idea migliore, nonostante la sua insistenza, in quanto, a lungo termine, possono danneggiare la sua salute. I gatti hanno un udito molto sviluppato, quindi è molto stressante per loro essere costantemente esposti a rumori forti. Ecco perché il vostro felino dovrebbe avere accesso ad una zona della casa dove può riposare tranquillamente senza essere costantemente esposto a rumori fastidiosi. Se abbiamo detto che umanizzarlo è una delle cose che non si dovrebbero fare al proprio gatto, anche vestirlo con abiti scomodi lo è. Esistono sempre più accessori e indumenti disponibili nei negozi per vestire il vostro gatto. Tuttavia, prima di acquistare uno di questi articoli, dovreste essere sicuri che il vostro animale li apprezzerà e li troverà comodi. Ora che sai cosa non dovresti mai fare al tuo gatto, non esitare a continuare a indagare per scoprire cosa fa sentire davvero bene il tuo felino. Dicci, sapevi che tutte queste cose sono pericolose per i gatti? Alla prossima volta, esperti!